Cari soci insigniti, ieri apprimo ospitato il terzo convegno regionale dei delegati, poi l'ANIOC del Rigento, Associazione Nazionale Insigniti, Onorificenze e Cavalleresche, ha festeggiato i suoi 30 anni, raccolti anche in una pubblicazione. Per noi è un traguardo molto importante che certifica la presenza sul territorio della nostra associazione e quindi ho voluto partecipare e essere qui presente per rendere l'evento per noi come segreteria generale veramente importante e solenne. 30 anni di storia di persone che con il loro contributo a vario titolo hanno tenuto alti i valori della società. Questi insigniti condividono dei valori che ormai pare che siano desueti, ma che in effetti sono i valori fondanti di una società e di un paese, di una nazione, che sono quelli della patria, della famiglia, cose che sicuramente non possono essere, e se vogliamo ricostruire, come diceva prima il nostro segretario generale, la nostra società, il nostro paese, per quella di vera e propria ricostruzione ormai si deve parlare, bisogna puntare anche a continuare a fare da portatori sani di questi valori nei confronti delle nuove generazioni. Nel corso della serata è stato anche consegnato il diploma di socio d'onore al prefetto di Agrigento Nicola Diomede e sono tante le persone che si avvicinano alla delegazione agrigentina divenute ormai soci simpatizzanti. L'ANIOC ormai è rivolta verso il pubblico grande. Siamo stati in televisione l'altra sera proprio per reclamizzare la presenza sul territorio della nostra associazione. I soci insigniti sono la parte predominante, oltre 120, in più abbiamo una trentina di soci simpatizzanti che sono tutte persone che magari già sono in condizione di poter ricevere una onorificenza e che praticamente ci onorano con la loro presenza nelle nostre manifestazioni, pur non essendo insigniti. Grazie sentito verso quei soci sostenuto.